Un gesto di grandissima generosità permetterà ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici dell'Ospedale Santo Spirito di Pescara di avere a disposizione per le loro cure strumenti preziosi di ultima generazione. Protagonisti del generoso gesto, Sergio Annibaldi e Alda Lanciotti, una coppia originaria dell'Emilia-Romagna ma da tempo residente a Pescara. Attraverso il loro testamento hanno espresso la volontà di donare all'Ospedale di Pescara il ricavato della vendita della loro villa. Un lascito testamentario del valore di oltre 286.000 euro, con cui gli esecutori del lascito hanno acquistato apparecchiature medicali di ultima generazione. No, penso che sia stato il fatto che loro, marito e moglie, non avendo figli, forse hanno voluto dedicare queste forze a chi magari figli ce l'hanno e magari con problemi anche. Quindi penso che sia stata una cosa voluta e cercata. E a me piace sottolineare il significato umano e di sensibilità. Questo è un segnale forte della vicinanza della città, della cittadinanza al loro ospedale per i loro bambini. Quindi al di là del contributo economico, che certamente è significativo, grazie per il segnale forte che arriva di vicinanza dalla città all'ospedale. Con questa donazione veramente generosissima siamo riusciti ad acquistare 8 monitor multiparametrici che sono già in uso. Abbiamo acquistato 2 lampade per fototerapia, un nuovo ventilatore meccanico polmonare già in uso e un videolaringoscopio che ci è utilissimo nei casi di intubazione difficile. Devo dire che è veramente una di quelle situazioni dove possiamo solo dire grazie. Questa donazione che ci ha commosso riguarda dei beni molto importanti per la nostra attività clinica e ambulatoriale, in particolar modo un ecografo di fascia medio-alta. Calcolate che il nostro reparto, il nostro ambulatorio di ecografia pediatrica, che eroga oltre 1500 ecografie l'anno, vede afferire una grande fetta di bambini che attraverso le prestazioni ambulatoriali afferiscono a noi da tutta la regione Abruzzo, ed è uno strumento fondamentale in età pediatrica, un ecografo performante per permetterci di limitare al massimo l'esposizione dei bambini alle radiazioni e fare degli esami molto avanzati anche a supporto di altri reparti come l'oncoematologia pediatrica. A fianco a questo abbiamo ricevuto un apparecchio per lo studio funzionale del basso apparato urinario, per gli studi di flussimetria e per le urodinamiche, che riguardano una fetta importante di ragazze soprattutto, ma anche bambini con problematiche di continenza urinaria o operati sul basso apparato urinario, e dei monitor per il monitoraggio dei parametri vitali nei bambini ospedalizzati, penso ad esempio ai bambini vittime di traumi con interessamento del fegato, della milza, quindi traumi toroco-addominali maggiori.